Ancora caldo e siccità sulla Liguria, anche domani bollino rosso, colonnina di mercurio vicina ai 40 gradi. Regione Liguria punta ai fondi del PNRR per costituire grandi invasi agricoli. Troppo caldo, a rischio la salute degli operai edili. I sindacati ricordano il diritto alla cassa integrazione con temperature sopra i 35 gradi. Se ne può usufruire già da oggi pomeriggio. Oggi la festa di Santa Margherita di Antiochia, a Mocconesi Alto la messa presieduta dal Vescovo, all'intercessione della Santa affidata alla capacità di ciascuno di lasciarsi trasformare dalla parola di Dio. Crescono i contagi e viene rinviata la cerimonia dell'Esculapio d'Oro prevista per domenica. Mordini, siamo dalla parte degli ammalati, dei medici e del Sistema Sanitario Nazionale. 27esima edizione della Festa dell'Olio d'Oliva Levi, venerdì la prima serata gastronomica con musica live, domenica il clou e la premiazione del concorso. Notti sotto le stelle a Chiavari, a proporre l'Associazione Culturale Castello de Chiava, i tre serate di musica, intrattenimento e tradizioni, il debutto mercoledì 27 luglio. La società aerobica Intella, premiata dal Comune di Chiavari per la promozione della città attraverso la ginnastica aerobica, riconoscimenti alle atlete, medaglia d'oro e del bronzo. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tiguglio oggi. Apriamo purtroppo con una tragica notizia di cronaca. C'è stato un incidente mortale questa mattina attorno alle 6.30 lungo la strada della Scoglina che collega la Val Fontana Buona con la Val d'Aveto. Un uomo di circa 50 anni che viaggiava su una motocicletta è andato a sbattere violentemente contro un'auto posteggiata. Lo ha soccorso il personale del servizio di emergenza sanitaria 118, supportato dai volontari della Croce Rossa di Cicagna. Allertato anche l'elicottero dei vigili del fuoco, perché in un primo momento c'è stato il tentativo di rianimazione e stabilizzazione dell'uomo e quindi si è pensato ad un trasferimento d'urgenza al Policlinico di San Martino a Genova. Le condizioni del motociclista però sono apparse subito molto gravi. Attorno alle 7 è stato constatato il decesso. Lo scontro è avvenuto nel territorio del comune di Lorsica, nella frazione di Acqua di Sopra. Parliamo ora alla situazione, torniamo ora sulla situazione di siccità e di calura che si sta vivendo nella nostra regione, con lo sguardo anche alla situazione politica. La regione Liguria punta ad utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per costituire degli invasi ed infrastrutture che sostengano l'agricoltura nelle situazioni climatiche di siccità come quella che stiamo affrontando. Intanto anche domani le temperature resteranno molto elevate, con Genova da bollino rosso. Sentiamo. Anche per la giornata di giovedì ARPAL ha emesso un avviso per disagio da caldo sulla Liguria, soprattutto sulle zone costiere. L'alta pressione subtropicale continua a portare temperature largamente sopra i 30 gradi, temperature destinate ad abbassarsi leggermente venerdì, ma con tassi di umidità più elevati. Questa notte a Lazio non è scesa sotto i 30 gradi e Camogli, Savona, Sanremo e Genova sono rimaste sui 28. Questa mattina alle 11 a Pietraligure 37,5 gradi, 34 a Savona e Genova, 32 a Chiavari, 33 a Varese Ligure e 31 alla Spezia. E il combinato disposto di caldo e assenza di precipitazioni sta mettendo in difficoltà le aziende che producono olio e vino e coltivano fiori. Le raccomandazioni di Regione Liguria per l'uso dell'acqua sono di fine giugno. A partire da metà luglio sono iniziate le restrizioni in 19 comuni del Ponente. Se vogliamo parlare di agricoltura in un prossimo futuro, progettando degli invasi idrici abbastanza grandi che ci permettano di attingere per supportare quella che è il settore della floricoltura, quello che è il settore dell'olivicoltura, della viticoltura, tipiche del nostro ponente, dobbiamo fare sicuramente dei progetti e avere delle interlocuzioni dirette con il Ministero perché i denari a disposizione devono essere tanti. Le associazioni di categoria in tutta la regione chiedono un intervento doppio, immediato, per sostenere le difficoltà di chi, dopo la pandemia, sta subendo le conseguenze dell'aumento dei costi di materie prime e servizi e la crisi idrica, e parallelamente un piano di lungo periodo per dotare il territorio di infrastrutture e flessibilità burocratica necessarie per adattarsi a situazioni climatiche complesse. Fare dei progetti immediati, devo dire la verità, è difficile, se non intervenire magari in quelle realtà dove ci sono dei consorzi che hanno delle tubature vetuste, e allora in quel caso, stanziando dei soldi, è possibile magari sostituire quelle tubature o creare dei piccoli invasi in un tempo
abbastanza conto. L'interlocuzione con le associazioni agricole è quotidiana per intanto predisporre quei progetti di lungo respiro, aggredendo quelle che sono le possibilità che il PNRR mette a disposizione dal punto di vista economico, per poter progettare degli invasi che ci permettano magari in un futuro, visto il continuare di questa situazione climatica, di poter ancora fare agricoltura sul nostro territorio. Anche oggi i termometri sono saliti, possiamo vedere attraverso la mappa della rete Limet quali sono state le temperature massime registrate nella giornata odierna e ci trasferiamo così nello Spezzino, dove la massima rispetto a tutta la regione è stata registrata dalla centralina di Lalizza alla Spezia, 38,2 gradi. Sempre nello Spezzino le temperature più elevate, 37,5, 37,1, ma sono significative anche le temperature registrate in Val d'Aveto, dove a Cabanna di Rezzuaglio il termometro è arrivato a segnare 31,6 gradi. Probabilmente anche a causa del calore, del caldo di questa giornata, un uomo genovese di 41 anni si è sentito male mentre camminava nel parco di Portofino in zona Cala dell'Oro. Sul posto le squadre del soccorso alpino e speleologico della Liguria, l'elicottero che ha trasportato l'uomo all'ospedale San Martino di Genova. La persona ferita era disidratato e senza una sufficiente scorta d'acqua. A certe temperature gli edili non possono lavorare, la loro salute è a rischio, lo ricordano i sindacati, soprattutto dopo il caso dell'uomo morto ieri in un cantiere alla Spezia. La Fillea CGIL ricorda il diritto alla cassa integrazione di cui da questo pomeriggio gli operai possono usufruire per il troppo caldo. Sentiamo. Temperature molto elevate, quali sono i diritti dei lavoratori che operano in ambito edile? Sopra una certa temperatura che supera i 35 gradi, i lavoratori hanno diritto alla cassa integrazione CIGO per caldo. Non è mai stato indetto nella Liguria, era successo un caso nel 2003. Oggi purtroppo ci troviamo con queste temperature, questi lavoratori possono usufruire della CIGO per caldo. In questo momento i lavoratori devono assolutamente fermarsi. Quindi abbiamo indetto attraverso gli enti preposti con INPS e quant'altro una legge che c'è già in atto per l'incolumità dei lavoratori, per la propria salute. Essendo bollino rosso sia Genova, Tiguglio, abbiamo indetto che i lavoratori debbano lavorare dalle 8 a mezzogiorno. Il pomeriggio deve essere riconosciuta la cassa integrazione. Per quali lavoratori è valido, lo ricordiamo? Allora, è valido per i lavoratori che lavorano nell'ambito stradale, nelle facciate, nei tetti e sui ponteggi, che applicano il contratto dell'edilizia. Questo è valido per la giornata di oggi, ma anche per le prossime? Certo, anche domani i lavoratori si dovranno fermare, andare a casa, dalle 8 a mezzogiorno dovranno lavorare, da mezzogiorno in poi dovranno andare in casa e usufruire della cassa integrazione. Avete fatto dei sopralluoghi anche sui cantieri, che cosa state cercando di portare come beneficio anche qui sulla nostra zona? Ieri abbiamo visto lavoratori sudati, boccheggiavano dal caldo. Abbiamo anche con alcune aziende che ci hanno ascoltato, abbiamo fatto dare anche dell'acqua. Non tutte le aziende, ma tante, abbiamo fatto qualche forzatura, è stata data anche l'acqua in dotazione ai lavoratori, non è previsto. La Fillea CGIL Genova e Liguria si è mossa in questa maniera. Un'ultima domanda, il bel tempo sta favorendo, diciamo, il settore edile, in ogni caso con tra 110 e altre lavorazioni? Abbiamo poca manodopera, comunque i cantieri sono in elevato aumento. Nonostante proprio a causa del clima siccitoso dal 24 giugno sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi nella nostra regione, la Protezione Civile di Cogorno ha segnalato un abbruciamento di sterpaglie in via Belvedere a Cogorno intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali. Il comune ricorda il divieto di accendere fuochi, come dicevamo, in vigore dallo scorso 24 giugno. Parliamo ora di trasporti. Lunedì inizieranno i lavori nella galleria ferroviaria Megli tra Recco e Nervi. Sono interventi complessi perché verranno rimosse rotaie, traverse e pietre per sostituire i canali di raccolta delle acque, posizionare nuovi pozzetti, rendere impermeabile la calotta e poi ripristinare tutto l'armamento. In tutto Rete Ferroviaria Italiana spenderà 2.700.000 euro. Chiaramente ci saranno disagi alla circolazione dei treni, che saranno ridotti del 30% nei giorni
giorni feriali. Ci sarà un servizio bus alternativo tra le località interessate e i treni tra Sestri Levante e Genova cambieranno orari, mentre quelli tra Sestri e La Spezia subiranno poche variazioni. I passeggeri in possesso di abbonamento regionale mensile o annuale nella tratta tra Genova e La Spezia potranno accedere senza prenotazione anche ad alcuni intercity che svolgono servizio in fascia pendolare. In particolare si tratta degli intercity 652 e 658 del primo mattino verso Genova e degli intercity di fascia pomeridiana 673 e 669 in direzione La Spezia. Lo ha comunicato in queste ore Trenitalia all'assessorato ai trasporti di Regione Liguria. La pagina diocesana. Oggi è la festa di Santa Margherita di Antiochia. Moconesi Alto, la festa patronale è stata arricchita dalla presenza del vescovo Gianpio De Vasini, che ha presieduto in mattinata la Santa Messa. Le celebrazioni proseguiranno questa sera con la processione con l'Arca della Santa e al termine la riflessione e benedizione eucaristica impartita da Don Stefano Giupponi, arciprete di Moneglia. La devozione a Santa Margherita di Antiochia unisce il mare e l'entroterra. La santa, morta vergine martire a soli 15 anni, è celebrata come patrona sia nell'omonima città affacciata sul Golfo del Tigullio, sia in Fontanabuona. A Moconesi Alto le celebrazioni, che quest'anno possono nuovamente svolgersi nella loro pienezza, sono state arricchite dalla presenza del vescovo Gianpio De Vasini. Lo spunto per la riflessione è stato dettato dal Vangelo del giorno, che si conclude con la frase: «Chi ha orecchi, ascolti». La parabola, in esso narrata, parla del seminatore che sparge il seme un po' ovunque. Sembrerebbe un seminatore distratto, osservato il vescovo. Invece questa è l'immagine del Signore. Dice il credito che egli fa ad ogni uomo, convinto che in ogni uomo c'è almeno un pezzetto di terreno buono, magari piccolo, ma c'è. La parola di Dio sulla quale Santa Margherita ha fondato tutta la sua esistenza terrena, sino a subire il martirio per rimanere fedele all'amore in Gesù Cristo, ci offre un'immagine del regno di Dio che è amore, servizio, libertà e responsabilità. La parola di Dio contiene un'energia creativa che, se trova terreno buono, terreno disposto ad accoglierla e a comprenderla, sprigiona, esprime questa energia creativa in una maniera che l'uomo non può neanche immaginare, non può neanche immaginare. Per essere efficace, ha concluso Monsignor De Vasini, la parola deve trovare un terreno fertile, capace di lasciarsi penetrare e trasformare, convertire sino a diventare collaboratori di Dio. Nell'avvento di quel regno che Gesù ha inaugurato nella sua persona e a cui chiede a ciascuno di noi di collaborare, quel regno in cui amore e libertà sono lo statuto, sono l'atto costitutivo che consente all'uomo di realizzare in pienezza la sua identità. Oggi è stata giornata di festa patronale anche a Santa Margherita Ligure. Nel pomeriggio alle 18 nella Basilica di Nostra Signora della Rosa l'Arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca ha presieduto la Santa Messa. Alle 21 prenderà il via la processione sino a Piazza del Sole, dove è previsto un momento di preghiera per la città, e alle 23 lo spettacolo pirotecnico. Torneremo in maniera più dettagliata sulla festa a Santa Margherita Ligure nei telegiornali dei prossimi giorni. Rinviata la cerimonia di consegna dell'Esculapio d'Oro 2022, che avrebbe dovuto svolgersi domenica in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. L'aumento nel numero dei contagi di queste ultime settimane ha mosso la decisione. Il riconoscimento, istituito dal Comitato Assistenza Malati Tigullio, verrà comunque assegnato in una data che verrà scelta non appena la situazione sanitaria lo consentirà. Sentiamo il presidente Giancarlo Mordini. Ma è una scelta responsabile. Non vogliamo essere predicare bene e razzolare male. È una scelta di responsabilità quella del Comitato Assistenza Malati Tigullio di rinviare la consegna dell'Esculapio d'Oro 2022. La 31esima edizione del premio si svolgerà non appena la situazione sanitaria lo consentirà. L'incremento dei contagi di queste ultime settimane aveva già motivato il rinvio dei festeggiamenti per i 40 anni del Comitato, che avrebbero dovuto celebrarsi con una cena in spiaggia nel suggestivo scenario della Baia del Silenzio. Il CAM spiega il
presidente Giancarlo Morlini, sta dalla parte degli ammalati e intende tutelarli da possibili focolai di contagio. Sta dalla parte degli operatori sanitari che si trovano a combattere l'ennesima ondata pandemica. Soprattutto sta dalla parte del sistema sanitario nazionale che continua ad assistere tutti i cittadini gratuitamente e incondizionatamente, resistendo a quelle spinte palesi ed occulte volte a sostituirlo con un sistema privatistico. Con questo premio manifestiamo fiducia, abbiamo fiducia nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, lo sosteniamo e crediamo che sia l'unica strada per arrivare alle cure migliori. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio anche in questo caso ha fatto una scelta di responsabilità. Anziché intraprendere azioni contro, ha deciso di costruire collaborazioni con le istituzioni per esaminare insieme i problemi e cercare di risolverli. Crediamo che le istituzioni debbano accettare l'aiuto di forze fresche, di forze sane, che sono quelle del volontariato, e riuscire così a fare un mix, una collaborazione tra pubblico e volontariato. L'ospedale San Martino di Genova ha convertito un reparto di medicina d'urgenza in reparto Covid. Si tratta di un'area dal quinto piano lato levante del padiglione monoblocco. Si passa da 20 letti di medicina d'urgenza a 14 letti per pazienti con positività al tampone al SARS-CoV-2. La decisione è stata presa in considerato l'alto numero di contagi che si registra in questo periodo. Ricordiamo che nei reparti Covid sono ricoverate anche persone che non si trovano in ospedale a causa del virus, ma sono momentaneamente positivi. La scomparsa di Ezio Gribaudo, artista piemontese legato al mondo dell'arte e della cultura, scomparso ieri all'età di 92 anni, ha suscitato cordoglio anche nel Tigullio. Amico dell'associazione tigulliana, Gribaudo era stato insignito della cittadinanza onoraria di Santa Margherita Ligure. In occasione del suo 80° compleanno aveva ricevuto il premio letterario internazionale Santa Margherita Ligure Franco Del Pino. 27esima edizione della festa dell'olio d'oliva Leivo. Tutto pronto nell'area ludico-sportiva di San Bartolomeo per la premiazione 2022, come sempre accompagnata da musica live e gastronomia tipica. La prima serata è venerdì, il clou domenica e a fine mese tornano le notti tra le note. Leivi ripropone la rassegna dedicata all'olio. Nel fine settimana torna il premio per i migliori extravergine delle province di Genova e Spezia e per il miglior uliveto. La cerimonia è prevista domenica a partire dalle 18. Vista la non buona annata dell'anno scorso abbiamo dei numeri contenuti, mentre invece sono cresciuti sensibilmente gli hobbisti, quindi un merito anche coloro i quali non producono dei grandi quantitativi d'olio, però mantengono puliti appezzamenti di terreno e comunque sviluppano un certo interesse. Cresce l'iniziativa, che quest'anno conta 14 comuni partecipanti, due le new entry, Tribogna e Rapallo. Leivi spera di attirare nel concorso anche i comuni del Golfo Paradiso. Ci sono dei comuni che sono sede città dell'olio come Pieve Ligure, dei comuni che hanno grandi superfici allevatate come Avegno, come Reco, come Bogliasco, Sori. Io mi auguro che i prossimi anni possano partecipare anche loro, sarebbe un bel segnale. Tornano anche gli stand gastronomici alle 19 con serata danzante alle 21, venerdì con l'orchestra Jolly, sabato con Marianna Lanteri e domenica con i Caravel. Domenica mattina alle 8.30 partirà Le Vie dell'Olio, seconda tappa del Gran Premio del Tigullio per auto e moto d'epoca. Per Leivi la festa e i suoi appuntamenti collaterali sono un fattore culturale. Quanto si sta facendo direi che ha una doppia funzione, che è quella di mantenere anche vivo un territorio che diversamente avrebbe grosse problematiche. Infine tornano a Leivi le notti tra le note. Quest'anno le serate saranno 6, si aggiunge infatti San Terenziano. Si parte domenica sera 31 luglio per chiudere giovedì 1 settembre. Abbiamo degli artisti di prim'ordine, cito per tutti il chitarrista di Vasco Rossi Andrea Braido, cito Renata Campanella col suo gruppo che è una delle migliori soprano d'Italia. Notti tra le note a Leivi, notte sotto le stelle a Chiavari con l'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale O Castello de Chiavari. Si parte mercoledì 27 luglio, si prosegue sino al 20 agosto. Il sogno del cassetto è poter tornare a realizzare una rassegna di teatro in dialetto. Quali sono le novità del 2022?
Beh sì, la novità, facciamo tesserate notti sotto le stelle in piazza Nostra Signora dell'Orto, cominciamo mercoledì 27 luglio con i Mandilà insieme a Laura Merione, poi abbiamo lunedì 8 agosto Laura Parodi, che è un grosso personaggio del Trallalero genovese, che sarà accompagnata da due musicisti, dove farà un repertorio di tutte musiche tradizionali liguri. E poi l'ultima sorpresa sarà quella di sabato 20 agosto, dove avremo Esther Canepa, che è un'artista di strada ma molto brava, preparata. Il nostro obiettivo è quello di portare alla nostra città amata, città chiavarese, ai nostri cittadini, questo grande messaggio, il fatto che le generazioni si uniscono, che non c'è l'importanza delle diverse lingue, delle diverse razze, perché la musica ha il grande potere di unire le generazioni, di abbattere i confini e di creare queste tante emozioni a chi ha il desiderio di guardarsi dentro. Quindi noi siamo molto contenti di aver avuto questa grande occasione grazie a Mino Sanguinetti, all'associazione U Castello e alla nostra cittadina di Chiavari. Possiamo dire che sia un po' l'estate della ripresa anche degli eventi culturali? Un'estate sì, all'insegna della ripresa, all'insegna del piacere, della condivisione anche per quanto riguarda appunto gli appuntamenti culturali. Con il Castello lavoriamo sempre molto bene, con Notti sotto le stelle riprende anche questa attività sul territorio di coinvolgimento di giovani artisti, di giovani realtà che comunque lavorano per la divulgazione di quella che è la tradizione. Un sogno nel cassetto, diciamo, di evento da organizzare nei prossimi anni, lo ha? Ma allora, come voi tutti sapete, l'associazione U Castello è partita con il discorso del portare avanti la cultura in genovese. E in questo senso, proprio in relazione a questo, io mi auguro che il primo sogno che ho nel cassetto è di poter ritornare a rifare le commedie in genovese come si faceva fino a qualche anno fa. C'è interesse per le miniere di Gambatesa. Vediamo la notizia pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com. La consultazione preliminare di mercato, che ha l'obiettivo di avviare la procedura di gara per l'affidamento del sito minerario, ha fatto registrare alcune adesioni. Alla stazione unica appaltante regionale sono infatti giunte alcune manifestazioni di interesse complete di osservazioni. Ora gli uffici elaboreranno il testo definito dal bando di gara vero e proprio, che dovrebbe partire all'inizio di agosto. Parliamo ora di sport. La società Aerobica Entel è stata premiata questa mattina in Comune a Chiavari per la promozione della città attraverso la disciplina della ginnastica aerobica. L'amministrazione ha consegnato, tra le altre, una targa a Virginia Campodonico, che ha vinto la medaglia di bronzo al 10° World Age Group Competition, e al trio che ha ottenuto la medaglia d'oro al World Age Group Cup categoria Junior, composto da Ludovica Cereghino, Ludovica Laneri e Virginia Segalerba. È incredibile come una città di 27.000 abitanti riesca a portare tanti atleti in giro per il mondo con risultati così importanti, e direi che Virginia ne è assolutamente testimone, nel senso che ha portato fino a Guimarães in Portogallo, che non credo che tante persone sapessero dove era Chiavari, ha portato il nostro nome fin laggiù. Io credo che lei debba essere orgogliosa. Credo che sia la prima volta che portiamo a un mondiale un atleta in questa disciplina, quindi il nostro impegno dell'amministrazione sarà quello di investire ancora di più, perché vogliamo che i ragazzi di Chiavari abbiano strutture, abbiano spazi e abbiano possibilità di esprimersi in tutti gli sport. Una bella soddisfazione per il Presidente. Una bellissima soddisfazione, come diceva il tecnico, grazie a tutti i genitori e in qualche maniera siamo riusciti a superare anche le difficoltà della pandemia. Sono arrivate tante vittorie da questo gruppo di ragazzi. Tantissime cose, tutte le volte dico sempre se siamo arrivati a fare tanto e poi si riesce sempre a superare la cosa. Siamo arrivati in campo mondiale che 10 anni fa non ci avrei neanche scommesso. E viene fuori il lavoro di anni che non è ancora terminato, siamo a metà dell'opera o comunque in un percorso, come dico sempre a loro, perché l'attività della ginnasta è un'attività che è un po' come una curva. Dico sempre loro di stare coi piedi per terra, di essere sempre motivate, ma di seguire anche la crescita sportiva. Il risultato arriva, poi magari non ritorna, poi ritorna in un secondo momento. Quindi è proprio un lavoro di costruzione, come la formica che mette dei mattoncini, e poi l'importante è che siano squadra.
e che continuino con questa, diciamo, motivazione. Ahmed Sakho, classe 1999, è il nuovo giocatore della Lavagnese. Attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, ha poi militato in Serie D con il Caravaggio e poi in campionati minori in giro per l'Europa. Gli ultimi mesi della scorsa stagione ha giocato in Eccellenza siciliana con il Palazzolo. Da oggi sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del Santa Cross Triathlon. L'evento multisport si svolgerà a Santa Margherita Ligure il 18 settembre, comprende 1 km di nuoto in mare, 22 km di mountain bike e 8 km di trial running. Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito. Ora vediamo invece quali sono gli appuntamenti nell'agenda di Telepace. Gli appuntamenti di giovedì 21 luglio. Prosegue a Chiavari la 10ª edizione del Chiavari Summer Dance Festival al Palazzetto dello Sport di San Piero di Canne a partire dalle ore 9, stage di danza classica contemporanea, moderna, passo a due, sbarra a terra, percorso street, pop, walking, house, dancehall. Terra è il filo conduttore della mostra del ceramista Leone Lasio, che resterà allestita fino al 7 agosto nella Galleria Grasso della Società Economica di Chiavari. Orario di visita tutti i giorni dalle 17 alle 22.30. Alle 17.30 nel giardino di San Michele di Pagana da Pallo, Cristina Dell'Acqua parla di come la cultura classica può curare le vite delle persone. Coordinano Elena D'Incerti ed Enrica Melossi. A Camogli va in scena il concerto jazz dell'Alto Mure Quartet, inizio alle 21 al Rivo Giorgio. Nel nome di Santa Caterina con i cristesanti è il titolo della visita guidata sulle tradizioni popolari e religiose dei crocifissi processionali. Ritrova alle 21 da Palazzo Fascia il Sesti Levante. Nel municipio di Moneglia c'è la presentazione del libro Il processo Spiotta di Giorgio Getto Viarengo, che dialoga con Sergio Cofferati. L'evento è organizzato dall'Ampi Sezione Moneglia, inizia alle 21. Alla libreria Fieschi di San Salvatore di Cogorno, presentazione del libro La belva di Garait di Mauro Zanetti, introduce la giornalista Claudia Sanguinetti, inizio alle 21. Concerto del coro polifonico Santo Stefano, diretto dal maestro Luca Della Casa, inizio alle 21.15 nella chiesa di Sant'Antonio a Sesti Levante. A Chiavari prosegue il Jazz Festival alle 21.30 in piazza Matteotti, The Best of Jazz Piano, con Elena Ventura alla voce e Tommaso Perazzo al pianoforte. E in chiusura un aggiornamento relativamente al voto di fiducia al governo Draghi, lo attingiamo dal sito dell'ANSA, il giorno più lungo, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle non partecipano al voto, Letta, follia, il Parlamento contro l'Italia. La risoluzione proposta dal senatore del gruppo misto prevede che il Senato approvi le comunicazioni del Presidente del Consiglio. Nella replica il Premier risponde sul superbonus, colpevole chi ha disegnato i meccanismi di cessione del credito. Niente richiesta di pieni poteri, precisa in replica la Santanchè. Il centrodestra voterà solo la sua risoluzione. Nuovo governo con Draghi e senza Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, l'informazione su Telepace torna domani mattina alle 7.30 con il TG Rassegna Stampa condotto da Marco Revello e alle 12.45 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di serata.